Ultima puntata dell'anno di Cronache e Commenti, una puntata interamente dedicata alla manovra economica del bilancio di fine anno approvato in Consiglio regionale dopo 3 giorni di seduta d'aula. Allora abbiamo raccolto le interviste dei vari consiglieri e ve le proponiamo all'interno di questa puntata che sarà appunto monotematica. È di circa 12 miliardi il valore complessivo del pacchetto finanziario 2023-2025 che il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza al termine di un intenso dibattito politico dopo 3 giorni di discussione in aula. La manovra economica, che comprende il bilancio di previsione 2023-2025, la legge di stabilità per il 2023 e collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023, registra incrementi di risorse sul fondo sanitario, programmazione europea 2021-2027 e compartecipazione regionale per un totale di 2 miliardi e 300 milioni. Hanno votato a favore i gruppi di PD e Italia Viva, contrari invece i gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Sono state giornate lunghe, intense, con un unico obiettivo, cercare di approvare il bilancio per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La necessità di non aumentare la tassazione è stato uno delle scelte principali di questo bilancio. Le risorse, più di 100 milioni di euro per cofinanziare i fondi europei. E questo ha ricadute nella vita di ciascuno di noi. Penso per esempio alla possibilità a partire da settembre di offrire gli asili nido gratuiti a tutte le famiglie toscane sotto i 35.000 euro di ISEE, oppure finanziare le tante iniziative imprenditoriali che decidono di investire nel territorio della nostra regione. Un bilancio che pone l'attenzione nelle zone più periferiche. Noi ci siamo posti un obiettivo: un bimbo che nasce nel comune più periferico della Toscana deve avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bambino che nasce, di una bambina che nasce a Firenze. Ed è quello che facciamo con le risorse per i piccoli comuni, offrendo la possibilità di sostenere le tante iniziative che ci vengono proposte dai territori sotto i 5.000 abitanti. Il gruppo del Partito Democratico ha presentato un maxi emendamento che interessa la cosiddetta Toscana diffusa. Il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Allora abbiamo chiesto di aumentare le risorse per quanto riguarda il sostegno alle famiglie che hanno al loro interno dei disabili gravi. Abbiamo chiesto di prevedere delle risorse in continuità con quanto è avvenuto negli anni scorsi per i piccoli comuni, che spesso sono i piccoli comuni montani e delle aree interne. Abbiamo chiesto di aumentare le risorse per sostenere chi ha fatto domanda nei bandi della legge cosiddetta dei custodi della montagna, di cui siamo stati promotori e che ha avuto un grande successo. Sono state oltre 400 le domande che sono pervenute. Abbiamo chiesto di poter implementare le risorse per quanto riguarda una serie di interventi di investimento anche puntuali per dare risposte a quello che ci hanno chiesto i comuni e un'attenzione nei confronti dei gestori delle RSA e delle RSD. Anche il presidente della regione Eugenio Giani ha fatto il punto sul bilancio regionale con una parentesi dedicata al capitolo sanità. Ci sono dati scientifici offerti dalla Fondazione GIMBE proprio con la classica relazione di questa che è l'istituzione di studi sulla sanità sicuramente più prestigiosa tutti i giorni. Citavamo durante il periodo del Covid i dati della Fondazione GIMBE che sostanzialmente mettono la Toscana insieme all'Emilia Romagna e al Veneto le 3 regioni più virtuose in Italia per prestazioni sanitarie. Lo siamo sui livelli essenziali di assistenza, lo siamo i cosiddetti LEA e lo siamo per quello che riguarda la prevenzione, quindi grande orgoglio per dati molto positivi riguardo alla sanità. Certo, questo non cancella il fatto che i pronto soccorsi siano pieni, che vi siano liste d'attesa,
però evidentemente in Toscana le cose funzionano meglio che nelle altre regioni, quindi una volta tanto invece che lamentarci parliamo di una sanità che quando si entra in ospedale nella grandissima parte dei casi si esce con l'orgoglio di essere toscani per il livello che la sanità toscana come eccellenza riesce a esprimere. Il presidente della Commissione Aree Interne, Marco Nicolai, pone l'accento su alcuni aspetti specifici della manovra. Noi abbiamo chiesto come Commissione che il 30% di questi 3,3 miliardi di euro siano destinati alle zone delle aree interne, comuni, imprese. Questo significa cioè aver introdotto una riserva che, in cui la Regione si è autoimposta che quasi più di 900 milioni di euro alla fine in questi 5 anni siano destinati allo sviluppo di questi territori. Tutta una serie di interventi più puntuali ovviamente riguardano le questioni del Fondo per la Montagna, dove ormai siamo nel 2022 a circa 9 milioni di euro investiti dalla Regione a sostegno delle progettualità delle unioni dei comuni montani su interventi puntuali importanti per lo sviluppo di queste aree. Riproponiamo questa misura anche nel 2023, così come un altro elemento fondamentale su cui ci siamo battuti è sostenere la progettazione. Ci sono i fondi, però se i comuni piccoli non sono in grado, perché hanno poco personale o poche risorse o entrambi i problemi, di presentare progetti, rischiano poi di essere tagliati fuori. Il Consiglio approva un bilancio che mette risorse importanti per le infrastrutture scolastiche, per la cultura, per gli invasi, per i comuni, tante questioni che vengono affrontate, asili gratis per i bambini in famiglie fino a 35.000 euro, risorse per famiglie che hanno dei minori disabili, risorse aggiuntive per RSA e RSD, una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine si chiude non aumentando le tasse, così come Tel Aviv aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti. Penso a dei comuni che avevano sollecitato interventi storici, penso a Marradi dove si può fare lo svuotamento di un invaso, penso a Bagnaripoli rispetto a interventi infrastrutturali, penso anche a Castellina in Chianti rispetto a iniziative finalizzate allo sport e nel contempo altri comuni come Mulazzo, altri comuni importanti ovviamente come Pistoia, ma nello stesso tempo anche realtà importanti nell'area di Pistoia, nell'area di Pisa, nell'intervento che avevamo chiesto con forza a Ponsacco rispetto a una soluzione di problematiche di carattere abitativo e poi risposte infrastrutturali che vanno per tutta la Toscana in termini culturali e sociali. Credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo. PD e Tel Aviv hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro, un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forti di come siamo entrati in questa esperienza. Progetti ereditati dal passato e mai portati a compimento. Non risparmia critiche la capogruppo del Movimento 5 Stelle Irene Galletti nel commentare il bilancio regionale. Il commento è presto fatto, un documento di 760 pagine, di appunto documento economico-finanziario, consegnato al Consiglio una settimana prima della discussione in aula, con un accavallarsi di commissioni che ha reso praticamente impossibile ogni approfondimento. E questo anche perché sia il Presidente del Consiglio, che è assessore anche al bilancio, e gli altri assessori hanno mancato di farci avere la spiegazione politica di come era stata impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno, con l'aggiunta dei bollini colorati dei goals dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea, come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la Regione Toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. Manovrina che non aiuta famiglie e imprese, non c'è visione né programmazione. Critica anche la posizione di Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. Tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su 3 situazioni che ritengo importanti. La prima è sicuramente quella di dare sostegno ai comuni, a quei comuni intermedi fino a 20.000 abitanti che oggi allo stesso
modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza, che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto, che io insisto vengano poi destinati all'efficientamento delle imprese. Questi sono i temi su cui diciamo intendo lavorare e cercare di capire se ci può essere una convergenza ampia in Consiglio regionale. Nei giorni precedenti alla votazione finale, i partiti del centrodestra avevano convocato una conferenza stampa nella quale spiegavano i motivi di critica nei confronti della manovra. Questa è la posizione del capogruppo di Forza Italia, Marco Stella. E all'interno del bilancio non abbiamo trovato niente di quello che servirebbe a questa regione. Questo è un bilancio, va detto in maniera estremamente chiara, che se fosse un'azienda privata decreterebbe il fallimento dell'azienda. E noi decretiamo il fallimento politico della Giunta Giani, del centro-sinistra, il fallimento di un bilancio che è retto soltanto grazie ad un elemento, il payback. Pensate che il tetto di spesa della Regione Toscana dal 2015 al 2018 ha superato la soglia consentita dal governo di oltre 850 milioni di euro. E le aziende, con il payback, la Regione gli chiede entro 30 giorni di rendere 490 milioni di euro. È questo il bilancio della Regione Toscana. Dentro il bilancio non c'è una linea di indirizzo programmatica che guarda la Toscana del futuro, che sostiene le nostre imprese, che sostiene le famiglie. Penso per esempio alla Pharma Valley, che ce l'annunciano da 20 anni e che ancora non c'è. Penso alla Darsi in Europa, che ci racconta che è pronta da 15 anni e ancora non c'è. Penso alla Tirrenica, penso allo sviluppo del sistema aeroportuale, penso al sistema dei porti. Immaginate cosa non potrebbe essere questa regione con dei porti funzionanti. Penso alla famosa Toscana Strade, quella che dovrebbe occuparsi delle strade regionali a partire dalla Fipili. Ecco, non c'è un elemento dentro questo bilancio che ci dice che guarda la Toscana nel futuro. Il bilancio è arrivato in Consiglio regionale, all'attenzione del Consiglio regionale, soltanto 10 giorni fa, un bilancio importante, un collegato importante, una legge di stabilità importante, e non si può accettare che l'opposizione abbia soltanto 10 giorni per analizzare la manovra più importante dell'anno. Noi abbiamo chiesto rispetto delle regole, rispetto del nostro regolamento, del nostro statuto, perché il nostro lavoro di garanzia, di controllo, il ruolo che hanno scelto per noi i cittadini toscani merita rispetto. Quindi noi siamo disposti anche a concludere la nostra battaglia con la miriade di emendamenti e ordini del giorno che abbiamo presentato, soltanto che oltre all'attenzione ulteriore verso i disabili, Maggiani faccia un'ammenda e dica al Consiglio regionale che da oggi in poi il lavoro del Consiglio sarà nel rispetto delle regole, nel rispetto e in garanzia soprattutto delle opposizioni, altrimenti continueremo la nostra battaglia. I consiglieri Bugetti e Fantozzi, rispettivamente presidente e vice della Commissione Sviluppo Economico, si concentrano su aspetti della manovra che riguardano i temi trattati dalla Commissione. La legge di bilancio traccia una linea ben precisa su quello che sono gli obiettivi per il prossimo anno e per i prossimi anni della Regione Toscana. In prima battuta lo sviluppo economico, con 198 milioni per lo sviluppo alle imprese, quindi la parte delle start-up, dell'innovazione tecnologica, della ricerca e sviluppo e dell'internazionalizzazione, prevedendo un aiuto concreto, un affiancamento con tutto il nostro mondo produttivo. A fianco a questo la formazione professionale, con 201 milioni. È importante collegare allo sviluppo dell'impresa la formazione professionale, perché il mondo dei lavori sta cambiando e quindi abbiamo la necessità di affiancare le imprese e il mondo anche dei giovani e dei ragazzi nella qualificazione per i lavori che vorranno fare. A fianco a questo l'agricoltura, con una più che raddoppiata cifra in bilancio, dove andiamo a toccare un nervo sensibile, quindi anche lo sviluppo della nostra agricoltura, agricoltura sociale e non solo. Infine il turismo, anche qui una cifra che va oltre 18 milioni, dove si va a curare quella che è l'immagine di attrazione della Regione Toscana e anche una parte relativa al sistema neve, che è un'altra parte importante della nostra attrazione turistica. Questa è in sostanza la manovra, dove avremo sicuramente da fare nel 2023 un lavoro importante, concertandolo insieme a tutte le associazioni di categoria. Questo è sempre il nostro primo obiettivo, che siano sempre progetti, aiuti che siano concertati con
con l'ascolto che viene anche dal basso. Per quanto ci riguarda, pur cercando di tenere un clima collaborativo all'interno della seconda commissione, cercando di togliere per quanto è più possibile la retorica classica dell'antagonismo opposizione e maggioranza, ci aspettavamo da questa manovra molta più chiarezza, un disegno, una strategia e anche un po' di coraggio. Le materie che sono all'ordine del giorno della seconda commissione risentono moltissimo di tutto quello che sta accadendo, dell'inflazione, del post-Covid, della crisi energetica, della guerra in Ucraina, del rincaro dell'energia. Tutto chiaramente va a appesantire molto quelli che potevano essere gli interventi sulla seconda commissione. Però appunto ci sembra che manchino due cose. Manca una risposta chiara e manca chiaramente una risposta che fosse energica e fosse in grado di liberare le energie invece in tutti i settori, dal turismo all'agricoltura, passando per il commercio e per l'artigianato. Nonostante questo, chiaramente non ci sentiamo smentiti, perché le incertezze sul futuro di sviluppo Toscana, che in questi giorni abbiamo risentito in aula, per non parlare del fallimento pressoché completo della tabella di marcia sul PNRR, non è che ci gratificano. Siamo fortemente preoccupati, quindi cosa potevamo fare di più? Assolutamente forse no. Potevamo fare un pochino prima e sicuramente molto meglio. Questa era la nostra ultima intervista, non mi resta dunque che darvi appuntamento a gennaio. Cronache e Commenti infatti si prende come di consueto una piccola pausa. Vi rinnoviamo l'augurio di buone feste.